destinazione partiti i lavori al Piaggione. Dopo le polemiche ed una lunga attesa è partito l'intervento per la posa dei lampioni nella strada interna della frazione. Spettacoli teatrali nelle corti dei paesi, accapannano i 31 microspettacoli per raggiungere il pubblico nel rispetto delle misure di emergenza. Al posto delle patate, ora c'è la camomilla, un inaspettato regalo della natura in Garfagnala, nella zona di Campaiana, ad oltre 1000 metri d'altitudine. Scalata a San Pellegrino a cronometro, edizione speciale della corsa organizzata da GP Alpi Apuane fino al 12 luglio, atleti ed atlete potranno salire individualmente dotati di GPS che segnerà il tempo. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, apertura dedicata dunque a questa bella notizia per gli abitanti della frazione del Piaggione. Dopo mesi di attesa finalmente sono iniziati i lavori per la posa dei pali di illuminazione anche nella zona interna della frazione. Dopo polemiche, discussioni e attese, sono finalmente partiti i lavori per il nuovo impianto di illuminazione al Piaggione. La strada interna della frazione, quella che passa dietro ai caseggiati, è stata iscritta nella viabilità di uso pubblico. Era questo lo scoglio maggiore da superare per dare il via all'intervento. In questo modo la Giunta ha potuto approvare il progetto elaborato da Lucca Riscossioni e Servizi per il nuovo impianto di illuminazione e c'è stato finalmente il via libera all'apertura del cantiere, che renderà più sicura tutta la strada che corre dal centro civico verso sud fino alle prime case dell'abitato. L'opera è stata condivisa in più riunioni con la cittadinanza e con i residenti, è un'opera che permetterà di migliorare la qualità della vita e soprattutto rendere più fruibile il paese stesso. Accanto a questo ricordo l'impegno della manutenzione delle piccole cose come il taglio del verde e la potatura delle piante, cosa che è avvenuta pochi giorni fa nella strada interna che porta alla vecchia stazione, alla passerella, quindi il collegamento con il comune di Borgo a Monzano. Il progetto consiste nell'installazione di 10 pali di 4 metri e mezzo di altezza, dotati di idonei riflettori e corpi illuminanti su un percorso di più di 300 metri. Verrà inoltre installato un palo alto quasi 9 metri, dotato di 3 corpi illuminanti, per dare maggiore illuminazione allo spazio più grande. L'impianto elettrico sarà interamente sotterraneo. Il progetto ha un costo complessivo di 28.000 euro. Voltiamoci pagina, occupiamoci di politica perché si fa più concreta la possibilità di una candidatura al Consiglio regionale dell'assessore al commercio del Comune di Lucca, Valentina Mercanti. A lanciare la sua discesa in campo con un post su Facebook è stato l'attuale consigliere regionale del PD, Stefano Baccelli, secondo cui la Mercanti è la persona adatta per farsi carico nei prossimi 5 anni dei bisogni del nostro territorio. Baccelli sottolinea come l'assessore non si sottragga mai al confronto e ricerchi soluzioni giuste con un dialogo aperto e franco. Pochi giorni prima era stato il senatore Marcucci ad augurarsi che alle prossime elezioni regionali le liste del PD per la provincia di Lucca potessero essere la casa di giovani amministratori capaci. Adesso veniamo al consueto aggiornamento sul contagio diramato dal bollettino della Regione Toscana. Secondo i dati diffusi, nella nostra provincia non si registrano né nuovi casi positivi né nuovi decessi. A livello regionale sono 2 i casi positivi, uno a Prato e uno ad Arezzo, 2 decessi, 2 persone, un uomo e una donna di 85 anni, nella provincia di Massa Carrara. Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 27, 3 meno a ieri, 6 quelle in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. Adesso veniamo a una bella notizia, una donazione da parte del Lions Club Antiche Valli Lucchesi. L'anno del Lions Club Antiche Valli Lucchesi si chiude con un service alimentare realizzato di concerto con il club francese Lion Club Paris Quartier Latin. Il service consiste nella consegna di 3.600 euro di buoni alimentari, suddivisi in tessere da 30 euro, spendibili presso i supermercati Conad, che verranno distribuite con l'aiuto delle parrocchie del territorio, che individueranno i soggetti più svantaggiati destinatari dell'aiuto nei territori di Altopascio, Segrumigno, Lammari, Porcari, Capannori, Pescia, Gragnano e Monte Carlo.
Allora, il Lions Club Antiche Valli Lucchesi ha deciso di, tra gli altri service, concludere l'annata con un sguardo all'emergenza Covid non sanitaria, perché lì ci siamo già mossi, ma un'emergenza economico-alimentare. Quindi sono stati consegnati, sono in corso di consegna, 3.600 euro di buoni alimentari suddivisi in card da 30 euro che verranno consegnate per il tramite delle parrocchie alle famiglie bisognose. Per la presidente uscente Ornella Datofori si conclude con questo service il periodo di presidenza, la cui campana passerà all'attuale tesoriere Antonio Tonelli. E sono contenta, anche se un po' dispiaciuta, perché questa pandemia ha visto dimezzare le attività conviviali, non le attività di service, questo ci tengo a precisarlo, perché i service sono stati tutti realizzati. Il passaggio della campana si è invece già effettuato a Lucca, al Rotary Club. Infatti al presidente uscente, il dottor Domenico Fortunato, è subentrato il commercialista Liban Varetti, che guiderà il club per l'annata rotariana 2020-2021. Andiamo adesso alla politica. A Capannori le opposizioni in consiglio comunale bocciano il modo con cui è stato tracciato il lavoro dell'emiciclo capannorese dall'inizio del nuovo mandato di Menesini. Svilimento del ruolo del Consiglio Comunale e totale sordità alle stanze dell'opposizione. È questo il quadro sintetico del dossier redatto dalle forze di minoranza in Consiglio Comunale a Capannori ad un anno dall'insediamento dell'amministrazione Menesini bis. Secondo i componenti dei gruppi consiliari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la maggioranza sta facendo costantemente ricorso alla forza dei numeri, senza prendere in considerazione nessuna delle mozioni presentate dalla minoranza. Esattamente, perché come ho avuto modo già di dire, le ragioni della forza prevalgono sulla forza della ragione. Noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento propositivo in qualsiasi tema, purtroppo questo atteggiamento collaborativo dell'opposizione è stato sempre respinto dalla maggioranza. Diversi gli esempi presentati durante la conferenza stampa che si è svolta simbolicamente proprio di fronte all'emiciclo del Consiglio. Alcune proposte presentate dall'opposizione, caratterizzate dalla ragionevolezza, sono state immotivatamente respinte. Faccio un esempio per tutte: la delibera sulla proroga dei termini di versamento dell'IMU. Avevamo presentato degli emendamenti che sono stati rigettati, ed erano emendamenti che avevano lo scopo di ampliare la platea dei beneficiari di una misura che poteva aiutare ancora di più i cittadini di Capannori in difficoltà per questa crisi del coronavirus. Tra le obiezioni sollevate dalla minoranza, anche quella del ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, ritenuto in troppe occasioni non abbastanza imparziale. Restiamo a Capannori, occupiamoci però di spettacolo, perché è stata presentata la rassegna teatrale Tempi Moderni, che vedrà le rappresentazioni, 31 micro rappresentazioni all'interno delle corti del territorio. La cultura Capannori riparte con la rassegna teatrale itinerante Tempi Moderni, la commedia rivista. Un calendario di 31 spettacoli che si terranno in 7 corti del territorio comunale dal 23 luglio al 2 agosto. Ideata da Roberto Castello e prodotta da Aldes con il sostegno e il patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con Officine della Cultura di Arezzo e la Caritas Diocesana di Lucca, la Kermesse propone 4 mini spettacoli in un format che si rifà al cabaret e all'operetta. Sono 4 produzioni diverse, 4 spettacoli di mezz'ora circa di durata, in cui si alternano danze e testo, narrazione, cabaret, a seconda ogni autore, ogni attore ha anche un po' un suo stile, una sua modalità di approccio alla cosa. Nelle prossime settimane provvederemo alle prove, all'assemblaggio dei materiali, che debutterà, cioè non mai prima queste cose saranno state presentate, prima del 23 di luglio. Le esecuzioni saranno eseguite nel segno del rispetto delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, ma rappresentano anche un segno importante di ripartenza, che mette al centro non solo la cultura, ma anche la solidarietà civile. E ci fa anche particolarmente piacere dare una mano a un settore come quello della cultura, che è tra quelli che più di tutti hanno sofferto in questi mesi. Ci sono tantissime persone che lavorano appunto nel comparto della cultura e che non hanno potuto lavorare in questi mesi. Ci fa piacere anche quest'idea di far pagare un biglietto simbolico, cioè la possibilità di donare, di partecipare, di vedere uno spettacolo e donare magari con un pacco di pasta.
basta con quello che si può, che verrà poi grazie al circuito Caritas immesso nel circuito dell'aiuto alle persone più svantaggiate, per cui la cultura si lega con la solidarietà e penso che sia un messaggio anche questo importante. Adesso ci spostiamo nel territorio di Villa Collemandina, dove andiamo a vedere una bella fioritura di margherite di camomilla. Più volte all'interno dei nostri servizi abbiamo ribadito quanto la natura possa regalare grandi emozioni. Oggi, per coglierne una in più, siamo saliti in alto, ad oltre 1000 metri sul livello del mare, immersi nelle faggete monumentali nei pressi dell'Alpe di Massa, nella zona di Campaiana, nel comune di Villa Collemandina. Da queste parti la natura ci ha donato una distesa immensa di camomilla, una pianta che in questo caso è nata spontanea e, come vediamo, in quantità davvero notevole. Il suo fiore ci ricorda la vera margherita, la margherita della luna, che in effetti appartiene alla stessa famiglia, quella delle composite, ma la camomilla ha proprietà molto differenti. Con i suoi capolini fioriti si preparano infusi notoriamente adoperati per le loro virtù blandamente sedative. In realtà la pianta non ha principi attivi ipnoinducenti, come la maggior parte delle erbe officinali che si usano contro l'insonnia, ma al contrario ha principalmente proprietà antispasmodiche, come la melissa. Cioè produce un rilassamento muscolare per la presenza del suo fito complesso, dei flavonoidi e delle cumarine. Come la malva, la camomilla è dotata anche di buone proprietà antinfiammatorie naturali. Però è giusto ricordare che se viene raccolta a luna crescente gli effetti cambiano totalmente. Per questo in certe occasioni sentiamo dire che «Ieri sera ho preso una camomilla prima di andare a letto e non riesco a prendere sonno». Molto probabilmente il motivo del mancato effetto è che i fiori sono stati raccolti a luna sbagliata. Questo bellissimo fiore, a differenza della sorella Margherita, ha i petali che guardano in basso e il centro è caratterizzato da un rigonfiamento a forma conica, molto apprezzato dalle api che lì vanno a buttinare. Negli ultimi anni la camomilla ha subito una notevole diminuzione di presenza sul nostro territorio. Nel passato si trovava ovunque, ora non è più così comune e anche per questo la nascita così rigogliosa in questo campo, che solo lo scorso anno era coltivato a patate, inserito in un recinto chiuso detto patataio, rappresenta davvero un regalo della natura da cogliere, raccontare e condividere con tutti. Giovedì sera è scomparsa all'età di 70 anni Renato Fruzzetti, uno dei primi rallisti di buon livello della nostra provincia, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Fruzzetti iniziò su pista, poi partecipò al primo rally del Ciocco nel lontano 1976 e da lì prese il via la sua lunga e vittoriosa carriera rallistica. Adesso veniamo a una notizia di sport: la 18ª scalata di San Pellegrino in Alpe verrà realizzata in maniera particolare. È un'edizione davvero speciale la 18ª scalata di San Pellegrino in Alpe, la classica del podismo toscano organizzata anche quest'anno dal gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Format rivoluzionario, non essendo possibile una partenza con assembramento di atleti, l'organizzazione ha concesso un mese di tempo ad ogni atleta dal 12 giugno al 12 luglio per salire fino all'Alpe partendo dalla piazza di Castiglione. I partecipanti dovranno completare il percorso, 11 km 800 metri, dotati di un GPS coi dati conclusivi che saranno inviati agli organizzatori in modo tale da stilare la classifica. Il tracciato resta molto suggestivo, coi podisti impegnati su una delle storiche salite italiane, attenendosi scrupolosamente alle regole vigenti in materia anti-Covid-19. Sono già oltre 20 ad oggi gli atleti che hanno chiuso la prova, classifica parziale che vede al comando l'atleta emiliano Tommaso Manfredini della Panaria Group in 1:05:34 nella classifica maschile, mentre al femminile la forte Erika Tonieri dell'Atletico Castello Firenze guida in 1:20 netti. Raggiunta al momento la quota di 60 iscrizioni, ma sicuramente, viste le numerose richieste, molti altri atleti chiuderanno la prova entro il 12 luglio. Per gli amanti delle statistiche ricordiamo il fantastico e inavvicinabile record di Marco Gaiardo in 52 minuti e 52 secondi stabilito nel 2009. Quello femminile appartiene invece a Romina Sedoni in 1:04 e risale al 2005. Infine, la prima edizione nel 2003 vide il successo di Graziano Poli in 55:08. Sì, proprio il popolare Camoscio, splendido atleta, nonché storico e instancabile presidente del gruppo podistico Parco Alpi Apuane. E adesso, come ogni venerdì, il consueto appuntamento con Sergio Talenti e l'Ancora. E
Era difficile credere che la scuola dovesse subire una rasoiata di 77 cattedre nel distretto di Lucca Massa Carrara, di cui 43 nella nostra provincia. E invece è accaduto malgrado la massiccia risposta scolastica della comunità scolastica e la dura presa di posizione della stessa dirigente Donatella Buonriposi, che addirittura ha minacciato lo sciopero e comunque si è detta non disponibile al taglio. Un taglio che ribalterebbe quello dati criteri di sicurezza sanitaria, che con il distanziamento sociale impongono un maggior numero di classi anziché pensare a classi pollaio. Classi che tutti gli indicatori ormai indicano a un numero ottimale di 15 alunni per classe. E a questo punto sono utili alcune riflessioni. Anzitutto non si capisce perché, mentre è stato riaperto tutto, comprese attività che per certo moltiplicheranno il numero dei contagi, per la scuola non si sono ancora trovate soluzioni adeguate. E questo dopo che ha saputo chiudere al meglio l'anno scolastico da sola o quasi nelle inedite condizioni pandemiche. Ma se non si investe in conoscenza e sapere, risorse indispensabili in un contesto economico altamente competitivo, il paese è destinato alla deriva. Chi è già all'orizzonte con l'esito scolastico, con l'esito universitario, è l'allontanarsi della ricerca dal campo che già oggi ci sta cambiando la vita e velocemente, quello dell'intelligenza artificiale e le sue applicazioni. Non sarà dunque un autunno facile, un autunno-inverno facile, ma ne abbiamo viste di peggio, basta ricordarsi come le abbiamo affrontate. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio.